A scuola siamo intorno ai 40 e abbiamo quattro classi, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Il primo l'anno scorso non si è formato. Questo è il nostro piccolo liceo. Siamo in Calabria, in provincia di Cosenza, in un paesino piccolo con 2.500 abitanti. Sono Alessandro Maradei, il rappresentante dell'istituto del liceo scientifico di Mormanno. Ho scelto di fare il rappresentante per creare giustamente quello che a Mormanno manca. Magari qualche attrazione in più, qualcosa da fare, diciamo. Cerco di dare il meglio per il mio paese. Siamo così pochi a scuola perché c'è chi sceglie di andare a scuola fuori, di farsi mezz'ora di strada ogni volta, ogni mattina. E i nostri professori sono in continuo cambio. Essendo poche classi, il proletariato di Cosenza non riesce a completare le ore e quindi assegna ai professori due scuole contemporaneamente. Quindi viene difficile riuscire a venire a Mormanno e magari in un altro paese, magari nello stesso giorno. E quindi i professori non accettano la cattedra e quindi è sempre in evoluzione questo assegno dei professori. Ho 15 anni, vengo da Mormanno. Vado a scuola a Castro Villari perché qui al liceo Mormanno non si è formato il primo superiore. Castro Villari, essendo un po' più grande, c'è più confronto e molte più possibilità di fare amicizia, ecco. Vivere a Mormanno da una parte è bello e da una parte è brutto. Perché è bello perché comunque siamo pochi, siamo tutti amici, comunque avete visto che non c'è differenza fra, per esempio, io che sono in seconda e qualcun altro che è al quinto anno. Essere un paese piccolo, anche stare in giro fino a tardi, per esempio, i miei genitori non si preoccupano. Invece penso che in una città grande è più difficile. Comunque stare in giro fino a tardi, tornare con i mezzi. In un tipico sabato sera a Mormanno abbiamo un bar che è il Royal. Tutti quanti stiamo lì, si chiama Biliardino, e passiamo la serata tutti quanti insieme così. No, inverno fuori sempre, perché i bar sono chiusi. L'unico bar è quello in piazza perché si chiude alle 9. Per chi ha la macchina come me, o lui che a breve ce l'ha, Alessandro, se vai in un altro paese, vai nei pub, nei locali, nelle discoteche, piccole discoteche che ci sono. Potremmo stare meglio, ma Ci ci accontentiamo, cioè ti accontentiamo. diverti con poco, non hai molte pretese. Passare tempo a scuola per noi è importante perché comunque è un punto di ritrovo, possiamo stare tutti insieme, possiamo divertirci, ovviamente sempre stando alle regole dell'istituto, però noi ci divertiamo anche così. Per stasera abbiamo intenzione di organizzare la nostra notte sotto le stelle. Questa è la stanza del planetario. Abbiamo cercato di ricreare al meglio quello che è il sistema solare. I nostri sogni sono diversi. Per esempio, mio compagno piacerebbe entrare nell'arma, a qualche mio amico piacerebbe continuare a studiare e fare medicina. A me piacerebbe entrare nel settore della moda. Per realizzare i nostri sogni dovremmo uscire sicuramente da questa piccola realtà. Non ci sono università vicine, solo a Cosenza, intorno a 100 km da qui, oppure a Potenza, che è in un'altra regione proprio. Io penso che da Mormanno me ne andrò. Sarebbe carino mandare avanti con quel posto, però come se stesse decadendo. Lo so, se andiamo via tutti, il paese è tutto, sì. Però non c'è vita, non penso ci sia un futuro qui. Spero di andare all'estero comunque o a lavorare o anche a studiare, sarebbe bello. Mi piacerebbe rimanere, ma non ti dà neanche la possibilità di farlo, questo è il problema. Perché comunque il paese è bello, ci siamo cresciuti e si sta bene comunque. Però è difficile farlo se si vuole fare carriera nella vita, secondo me. Non so ancora cosa voglio fare quando sarò grande, sono ancora un po' indecisa su tutto, sono al primo anno ancora, quindi non so bene, ecco, cosa mi aspetterà in futuro e cosa mi piacerà fare. Non avrò tante possibilità qua, più che altro quando sarò grande, visto che è comunque un paesino piccolo e quindi non mi dà tante opportunità, ecco, quindi preferirei più spostarmi in una città più grande. Io vorrei tanto andare a Milano. Ma è ovvio che il timore c'è sempre. Sicuramente dovremmo tutti quanti abituarci a una vita nuova, a quello che saranno i ritmi di un'altra vita completamente.
19.